Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Ragazzi, è finita da poco la partita Pisa-Ternana, giocatasi all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani, dove ha visto il Pisa vincitore per 3-1. Bene, io dico questo, oggi un Pisa veramente che ha dato dimostrazione di essere una forza in campo devastante, né più e né meno. Tutti bravi, tutti i giocatori, nessuno escluso. Oggi veramente il Pisa è sceso in campo con la testa giusta e l'atteggiamento giusto. Questo è il Pisa che vogliamo, questo è il Pisa che doveva essere fin dall'inizio. Purtroppo non è possibile, non è stato così. Perché? Perché abbiamo avuto un Maran che ci ha portato, e non mi stancherò mai di dirlo, un Maran che ci ha portato sul baratro, sull'orlo veramente della catastrofe. E io do colpa anche in questo caso un pochettino alla società, perché avrebbe dovuto esonerarlo prima. Bene, detto questo, veniamo alla partita di oggi. Tutto si svolge nei primi 45 minuti. Tramoni al 19esimo segna subito il timbro, quindi è la volta di Beruotto al 32esimo e Barba al 40esimo. Purtroppo va bene, capita, può succedere, un errore di Livieri porta la Ternana sul 3-1 grazie al gol di Partipilo. Ma indipendentemente da questo, un primo tempo che il Pisa è stato semplicemente devastante sotto ogni punto di vista, sotto ogni fronte. Un centrocampo che meglio di così non poteva essere. De Vitis top, bravo Mastino, mamma mia che partita che ha fatto Mastino. Maruta non ne parliamo proprio. Tramoni, ma poi lo stesso Torregrossa in certe occasioni ha veramente dato una spinta non indifferente in avanti. E quindi Beruotto ottimo, bene Barba, Hermansson veramente bravo e Steves. E poi i cambi non sono stati da meno nella seconda frazione. La seconda frazione ovviamente dopo aver spinto tanto il Pisa, ma non ci sarebbe stato neanche motivo più di tanto di spingere continuamente la partita. Insomma, ci siamo un attimino arretrati, ma si sfruttavano le ripartenze, avete visto. Poi alla fine Touré, peccato per Touré, questo ragazzo si sarebbe meritato la rete, ce ne saremmo meritato tutti la rete, è chiaro. Dispiace, poi c'è stata un'altra bella occasione, anche gli Ozzi quando è entrato. Insomma, dire oggi chi ha giocato male, un mister sempre più in palla, veramente. Io non nego che avevo dei dubbi, ho detto ma gioca Mastino, non gioca Marin, non gioca Nagy, ma alla fine De Vitis ha fatto veramente una partita strepitosa. Bravo Mastino, veramente bravo, una bella partita, una bella prestazione. Bene Touré, bravissimo anche Touré. Ripeto, dire oggi chi è andato male, ma neanche volendo con la lente di ingrandimento si riesce a trovare. Un Pisa veramente bravi ragazzi tutti, dal primo all'ultimo, anche se Livieri ho sentito, va bene così, ci capita l'errore, l'errore sta nel gioco. Poi fondamentalmente aveva fatto una bellissima parata prima, poco prima, quindi cioè, alla fine può essere che c'è l'errore, d'accordo, non dovrebbe esserci, è vero, perché tanti dicono dovrebbe, d'accordo, non dovrebbe esserci, ma alla fine non ha compromesso niente, perché comunque noi nel secondo tempo siamo andati anche insomma, a finire, se questa partita finiva 5-1 o 6-1 non avremmo rubato niente a nessuno, perché oggi il Pisa ha veramente dato prova. E comunque la Ternana da parte sua nel secondo tempo, insomma, abbiamo visto qualcosina con i cambi, insomma. E niente, io dico questo, insomma, dico che alla fine oggi abbiamo visto veramente un grande Pisa, veramente.
veramente sempre più io rimpiango le prime sei giornate, sempre più, vabbè, pazienza, ma io penso che andando avanti così Pisa sicuramente si troverà nelle altre classifiche. Teniamo in considerazione, io dicevo anche con i miei amici, mi sono trattenuto un attimo a parlare un po', insomma, del più e del meno. Il discorso qual è? Il discorso è questo, è semplice. Il discorso è che la B è veramente un'incognita fino all'ultima partita, ma non è solo l'anno scorso che abbiamo visto, l'abbiamo visto anche due anni fa, insomma. Quindi alla fine Lecce, se non erro, anche il Monza si trovano nelle stesse posizioni classifiche l'anno scorso, quindi poi sono venuti fuori, quindi nulla è perduto, nel senso l'importante è vincere quando dobbiamo vincere e pareggiare quando nelle partite più difficili. Un pareggio è sempre ben visto, ben accetto, diciamo così, perché comunque muove la classifica e l'importante è non perdere più. E per ora il mister sta centrando tutti gli obiettivi e insieme a lui ovviamente anche la squadra, anche i ragazzi. Quindi bene così, forza, forza Pisa, sempre e comunque, come dico io. Bene, io la chiudo qua, e dico questo. Io vi aspetto tutti lunedì, la trasmissione Noi Siamo Nerazzurri, ovvio, e io insieme ai miei amici saremo a Bari, quindi, e poi abbiamo l'Ascoli in casa e poi andremo in quel dei Sociari in Frosinone. Ma io credo, con un Pisa così forte, con un Pisa determinato, con la testa giusta al posto giusto, io dico che possiamo risalire la china tranquillamente e senza troppi problemi. Questo è come l'ho vista io oggi, come l'ho vista a Cagliari. Quindi un Pisa in crescendo, e io l'avevo detto fin tempi non sospetti, ho detto: se noi troviamo la via di cambiare sta allenatore zoppo, nel senso che ci ha fatto zoppicare e torna al nostro D'Angelo, noi saliremo la china. E così è, così sta andando. Bene, io la chiudo qua perché oggi siamo tutti contenti e felici del risultato, anche, e poi io sto sentendo, insomma, adesso che Lucarelli sembra essere stato esonerato da Bandecchi, non lo so, questo è, insomma, poi vedremo nelle vorbe se la cosa sembra che il risultato della Ternana non sia andato al genio, il presidente della Ternana, vabbè, comunque sia, problemi loro. Io vi rimando a lunedì a trasmissione Noi Siamo Nerazzurri. Mi raccomando, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. A lunedì.